Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata e buona settimana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Iniziamo la preghiera di questa giornata con le parole del Salmo 8, che pone sulle nostre labbra la lode al Signore per il dono dell'umanità. E oggi, 8 marzo, festa della donna, vogliamo guardare a quel volto dell'umanità che è la donna, che rispecchia in sé la tenerezza di Dio. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutte le gregge e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi è la festa internazionale della donna. Non dimentichiamo che non è semplicemente un giorno in cui le donne festeggiano se stesse o noi le festeggiamo per il gusto magari di inventarci un altro momento di euforia. Questa giornata ci deve portare ad essere pensosi sui diritti della donna. Sono ovunque riconosciuti o in molte situazioni è discriminata? Ci sono paesi del mondo nei quali alla donna viene negato persino il diritto dell'istruzione o il diritto di intraprendere la strada del matrimonio liberamente, per amore. Ma non dimentichiamo, anche nei paesi e nella nostra Europa nella quale sono conclamati i diritti delle donne, molte donne non le vedono riconosciute queste peculiarità nell'ambito della loro famiglia, nell'ambito della cerchia di persone nelle quali vivono. Penso alle tante donne in alcune culture destinate a lavorare mentre il marito non tocca neppure con un dito la fatica, oppure donne costrette a mendicare, o donne che subiscono in silenzio, piangono nelle loro famiglie e le mantengono unite magari semplicemente perché hanno paura. Oggi è la giornata della donna perché tutti quanti noi dobbiamo riflettere sul senso della sua dignità e dobbiamo chiederci se nel nostro cuore abbiamo accolto la verità di questa dignità. Ogni volta che c'è un femminicidio, e purtroppo se ne verificano ancora oggi anche nella nostra diocesi, dobbiamo ricordare che a monte di un femminicidio c'è sempre una cultura di disprezzo nei confronti della donna. Gesù era un uomo che, come rabbì, il figlio di Dio, come maestro, non sceglieva semplicemente dei discepoli, ma c'erano anche delle donne che lo seguivano. Era qualcosa di particolare, perché i maestri della legge del suo tempo avevano solo discepoli maschi. E c'è un detto rabbinico che dice che dare la scrittura in mano alle donne è come metterla sul fuoco, quindi non ne valeva la pena. Gesù invece intraprende un'altra strada. E soprattutto in Maria noi vediamo colei che riceve appieno la fiducia di Dio e realizza un progetto. Ci sono delle bellissime espressioni di Papa Francesco che, ascoltando la parola di Dio, parla alla cultura contemporanea
e riconosce che ancora oggi tante violenze vengono inferte alle donne. In un suo discorso del 1° gennaio 2020, durante la festa della maternità di Maria, la maternità divina di Maria, dice: ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità. Da come trattiamo il corpo della donna, comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato. È la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l'amore che ci ha salvato. Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l'unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose e il cuore vuoto di amore. E come non pensare alle tante donne che vediamo agli angoli delle strade a prostituirsi? Sono come quell'uomo abbandonato sul ciglio della strada, davanti al quale, ecco, possiamo passare indifferenti. Le donne hanno un ruolo nella Chiesa anche, e il Papa questo lo sta dicendo a noi uomini di Chiesa, lo sta dicendo a tutta la comunità cristiana. Belle queste espressioni. Le donne danno il loro contributo alla Chiesa, secondo il loro modo proprio e prolungando la forza e la tenerezza di Maria, la Madre. In questo modo non ci limitiamo ad una impostazione funzionale, ma entriamo nella struttura intima della Chiesa. Così comprendiamo radicalmente perché senza le donne essa crolla, come sarebbero cadute a pezzi tante comunità dell'Amazzonia. Il continente brasiliano ha, il continente latinoamericano ha questa vasta zona sulla quale si è fatto un sinodo, il sinodo dell'Amazzonia, e il Papa ha riconosciuto che lì le donne hanno mantenuta viva la dignità della persona. Se non ci fossero state le donne a sostenerle, a sorreggerle e a prendersene cura, ciò mostra quale sia il loro potere caratteristico. E allora, cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo invocare Maria. La invochiamo madre della vita, madre di tutti i popoli. La invochiamo soprattutto per le donne, soprattutto per quelle donne che ancora oggi non vedono riconosciuta la loro dignità. Preghiamo perché nel nostro cuore ci sia questa luce che accoglie, questa luce che eleva il senso e la vita di queste persone così tanto discriminate nella storia. Madre della vita, nel tuo seno materno si è formato Gesù, che è il Signore di tutto quanto esiste. Risorto, Lui ti ha trasformato con la sua luce e ti ha fatto regina di tutto il creato. Per questo ti chiediamo, Maria, di regnare nel cuore palpitante dell'Amazzonia e di tutti i paesi del mondo. Mostrati come madre di tutte le creature, nella bellezza dei fiori, dei fiumi, dei grandi fiumi che attraversano le foreste. Chiedi a Gesù, che fonda tutto il suo amore sugli uomini e sulle donne che abitano su tutta la faccia della terra, che in ogni Eucaristia si elevi anche tanta meraviglia per la gloria del Padre. Madre, guarda i poveri e le povere donne di tutto il mondo. Quanto dolore, quanta miseria, quanto abbandono e quanta prepotenza in tante terre benedette, traboccanti di vita. Tocca la sensibilità dei potenti, perché se anche sentiamo che è già tardi, tu ci chiami a salvare ciò che ancora vive. Madre del cuore trafitto, che soffri nei tuoi figli oltraggiati e nella natura ferita, regna tu in Amazzonia e in tutti i paesi poveri del mondo, insieme al tuo figlio,
regna, perché nessuno più si senta padrone dell'opera di Dio. In te confidiamo, Madre della vita, non abbandonarci in questa ora oscura. Amen. Il Signore sia con voi, e il Signore benedica tutte le nostre famiglie, in modo particolare le donne che hanno una sofferenza. Vi benedica Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.